Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei commentare alcune notizie di attualità di questa settimana che hanno probabilmente scosso un po' i mercati e che potrebbero essere, secondo almeno alcune ricostruzioni, la causa di una borsa che sia in Europa che negli Stati Uniti, che anche in Asia, in particolare in Asia, è stata deludente, comunque abbastanza debole, seppure non con veri e propri crolli. Si è tornato in particolare a parlare di un fantasma, un po' come quegli horror che così sembrano finire abbastanza bene e poi magari quando fanno il film successivo in qualche modo ripescano il mostro, l'entità malvagia in qualche altra forma, come non so, adesso viene in mente il finale di Alien, se ricordate il 2, che sembra finire bene, poi per fare un altro film sul 3, insomma, quel finale bello del 2 invece poi non era tanto bello e diciamo fa partire poi il terzo film e così via, insomma, è un classico. E appunto, il caso di Evergrande mi ha un po' ricordato questo, nel senso che se ricorderete ci avevo fatto vari video, tra l'altro ricordo all'epoca 2021 così sollevarono molto interesse anche ricordo nel canale, erano tra quelli più visti, proprio perché si cominciava a parlare anche qui e c'era molto timore e curiosità per questo vero e proprio colosso dell'immobiliare cinese, che era entrato in crisi e che si temeva così potesse far partire un effetto domino. Evergrande era un colosso vero e proprio del mercato immobiliare cinese e il settore in generale delle costruzioni in Cina, ne avevo parlato nei vari video, potete ricercarli nel canale se volete, li posso anche mettere in descrizione. Il settore, diciamo, delle costruzioni è fondamentale in Cina. Di fatto è, adesso non ricordo che percentuale del prodotto interno lordo, l'avevo detto in quei video, avevo tutti i dati, comunque una percentuale enorme e per dare l'idea quanto anche il settore delle costruzioni, in generale delle infrastrutture, è fondamentale per l'economia cinese, proprio anche per stimolare la crescita, l'indotto, il moltiplicatore appunto dell'investimento. Appunto, basti pensare che un'altra statistica che avevo detto, adesso non la ricordo a memoria, non vorrei fare errore, ma comunque nel giro degli ultimi pochissimi anni, adesso non ricordo che numero di anni, ma parliamo pochi anni, 3, 4, adesso una cosa del genere, la Cina ha consumato tutta l'equivalente quantità di cemento di quella che è stata consumata negli Stati Uniti in tutto il Novecento, quindi immaginate il secolo anche di maggiore sviluppo degli Stati Uniti, dove sono stati e sono ancora potenza dominante mondiale, tutto il cemento che è stato utilizzato in tutti gli Stati Uniti d'America per un intero secolo, la Cina lo ha consumato nel giro di pochi anni recenti, quindi dà l'idea anche della quantità immensa a livello economico e anche materiale, di energia e di appunto attività che il settore immobiliare, quindi in generale tutte le costruzioni di tutto, rappresentano per la Cina. Ecco perché il caso Evergrande, tra l'altro su una società enorme, un colosso anch'esso inimmaginabile tante volte per i nostri standard europei e forse anche per quelli americani sotto certi punti di vista, aveva messo molta paura e nei vari video, con il passare delle settimane e dei mesi, saltavano fuori dei rischi appunto di un effetto contagio. Per cui anche altri costruttori cinesi a un certo punto si trovavano nella condizione di sostanzialmente non pagare gli interessi o non ripagare su certi, diciamo, prestiti obbligazionari oppure non ripagare il capitale. E quindi si temeva questo effetto domino, oltretutto non solo al settore proprio delle società immobiliari, che comunque è enorme, dà lavoro a milioni di cinesi, eccetera, ma l'impatto che si temeva era quello anche indiretto, nel senso che il settore delle costruzioni è talmente importante in Cina,
non solo dal punto di vista lavorativo, e quindi indirettamente anche per lo Stato, per le sue entrate fiscali, per le entrate fiscali anche degli enti locali cinesi, eccetera, ma anche perché appunto la Cina, che comunque ricordiamo è un paese teoricamente comunista, seppure con molte aperture a partire dalla fine degli anni Ottanta, comunque ancora degli schemi molto rigidi per l'investimento. Essenzialmente si può investire nei mercati finanziari soltanto su strumenti autorizzati, quindi non è che possono comprare i titoli azionari che vogliono, ma diciamo possono investire, ma i cinesi, ma in settori, diciamo, su strumenti finanziari autorizzati, ecco, quindi comunque è limitato lo spazio. E un po' per questo, un po' perché comunque anche magari per le generazioni un po' precedenti, appunto la casa rappresentava proprio il bene rifugio anche in Italia, un po' per eccellenza, una mentalità così semplice delle persone magari non abituate ai mercati finanziari, la casa la vedi, la tocchi, ci puoi vivere, quindi ha un valore intrinseco, la puoi affittare. C'è anche il proverbio del centro Italia che ricordo fin da piccolo che dice il mattone non dà mai calci, insomma, per dire che è diffuso ovviamente anche qua questo concetto. Però in realtà non è che il mercato immobiliare, come a volte viene erroneamente detto, sale sempre, non perdi mai, dipende dalle situazioni, anche perché le incognite sono molte. In Cina molti hanno investito sul mercato immobiliare, appunto intanto perché era uno sbocco per i soldi, perché appunto non è che c'era libertà di investimento come magari può essere da noi. E quindi diciamo la casa era uno dei pochi strumenti su cui poter investire, ma poi perché appunto da anni ormai la Cina, sostanzialmente da 30 anni in particolare, ha uno sviluppo enorme. C'è una migrazione sempre più dalle campagne verso le città e quindi gli immobili sono aumentati enormemente di valore. In quei video poi ne parlavo nel dettaglio, si era arrivati a cifre spropositate anche per i nostri standard. Io l'avevo detto, andai in Cina in un viaggio nel 2005, quindi molto tempo fa, anche come sviluppo del paese. Ricordo che nella periferia di Shanghai, ma periferico abbastanza, non era verso il centro, c'erano tutte queste anche belle recenti palazzine, ma sostanzialmente condominiali con intorno il parco, e così alcuni di questo gruppo organizzato di italiani chiedevano alla guida, diciamo, ah, ma qui che belle, ma uno se volesse comprare qui quanto costa? Pensando magari c'è un paese in via di sviluppo, magari si compra bene. Magari c'è un potenziale di crescita. Ricordo che quella guida disse: ma qui dovrebbero costare sui 2000-2500 euro al metro, al che erano, diciamo, euro, dice, al metro, dice sì, più o meno, dice, ma sicuro che non sono yuan, dice no, no, euro. Perché erano sorpresi, perché effettivamente gli stipendi in Cina erano molto più bassi, non ci si aspettavano i prezzi così alti, alti anche tutto sommato, forse anche per la periferia di Milano, di Roma all'epoca, quindi era qualcosa che disorientava, appunto, quindi il mercato immobiliare cinese, e da allora sono molto aumentati, anche lì in quei video vi davo delle statistiche, insomma, per dire, quindi una crisi dei costruttori immobiliari significa che tanti progetti, per esempio, magari non ancora realizzati, ma su cui le persone hanno già pagato la casa sulla carta, come si dice, sul progetto, oppure magari hanno dato comunque degli anticipi, significava il rischio che se la società dovesse andare a gamba all'aria sostanzialmente non quindi completare i progetti in corso, quelle persone rischierebbero anche di perdere i loro soldi, quindi un impatto enorme nella vita di famiglie, non solo di lavoratori, ma anche appunto di semplici investitori o anche solo persone che la compravano per poterci andare a vivere, quindi immaginate che impatto. Tanto che poi dopo ne abbiamo parlato in vari video, il governo avrebbe forse valutato all'epoca, ricordo, degli aiuti magari per le persone non che compravano seconda, terza casa, ma magari per chi la comprava per andarci a vivere, c'era un po' questo, perché comunque anche l'intervento di salvataggio che la Cina può fare,
essendo così grandi queste società, è limitato, ecco, non potevano, non era facile fare un salvataggio. Dall'altro lato, però, c'era il problema che si stava creando un tale panico nel mercato che poi un po' perché magari i problemi effettivamente erano reali a livello finanziario di questi colossi che a ricordo andavano avanti a debito. Il problema della crisi essenzialmente era che appunto c'era un effetto leva probabilmente dovuto anche all'avidità, per cui a un certo punto, insomma, secondo quello che stava emergendo all'epoca, sembrava che tante volte magari i soldi degli anticipi per magari realizzare, non so, un certo progetto immobiliare in una certa zona, in realtà Evergrande poteva utilizzarli per pagare magari in realtà gli anticipi di altri progetti e farli partire, e poi magari ci guadagneremo col credito, venderemo magari di là anche altri appartamenti sulla carta, e quindi quei soldi poi semmai li utilizzeremo di là. E quindi c'era questo effetto non a compartimenti stagni, appunto basato molto sulla leva finanziaria. Quindi questo anche rischiava di essere devastante. Poi appunto si diffondeva la paura e quindi magari il rischio che un po' c'era, come dicevo, appunto una magari crisi reale con basi finanziarie, un po' magari dopo una volta che si diffonde il panico, il rischio che magari anche un costruttore che è coscienzioso dal punto di vista finanziario, gestisce bene la liquidità, ma magari comunque ha bisogno di prestiti e quindi magari poi quando doveva rinnovare il debito non trovava sostanzialmente creditori e quindi rischiava o di doverlo vendere a tasse di interesse enormi oppure proprio di non trovare finanziatori e quindi poi magari la paura di una crisi si materializzava in una crisi reale, insomma un po' come quando c'è la fuga di sportelli di una banca si diffondeva la voce che una banca poteva avere problemi di solvibilità, tutti correvano a ritirare i loro risparmi, la banca poi entrava effettivamente in crisi. Quindi c'era anche questo rischio e quindi c'era molta paura. Il rischio contagio in Occidente era limitato, se ricorderete, perché sì, c'erano anche degli investitori esteri che avevano acquistato su Evergrande obbligazioni, così, ma erano grandi gruppi finanziari, gli importi erano relativamente piccoli, insomma, comunque milioni di dollari, ma diciamo limitati rispetto al portafoglio di investimento di questi colossi. Quindi tutto sommato non era quello in sé un problema di contagio diretto, ma come dicevo, il timore era che da un lato poteva diventare un contagio indiretto a tanti costruttori e quindi sulla Cina stessa. E a quel punto l'impatto anche in Occidente poteva essere enorme. Per esempio, appunto, se la Cina bloccava la sua economia, perché a quel punto, dicevo, si sviluppava potenzialmente una crisi enorme a tutto poi il settore economico, manifattura, servizi cinesi, e quindi dopo a quel punto in Occidente l'impatto ci sarebbe stato, magari molte imprese fallivano, erano tutti scenari ma che avevo tracciato all'epoca, se ricorderete. Per esempio fallivano molte società, a quel punto magari i produttori cinesi erano minori, in quel periodo poi di limitazioni pandemiche qui, lì, eccetera, significava meno produttori. Quindi meno concorrenza, potenzialmente prezzi di vendita maggiori da parte di quei pochi che sopravvivevano e quindi questo avrebbe avuto un impatto anche a spingere l'inflazione qui, per esempio. Questo era uno scenario. Per non parlare poi del fatto che lo stesso governo cinese, qualcuno ipotizzava, se dovesse sborsare miliardi per salvare diciamo, l'economia o comunque tamponare più possibile gli effetti negativi di questa eventuale crisi, avrebbe potuto anche vendere grosse quantità di titoli di Stato, soprattutto americani, che detiene, e questo magari potrebbe avere un impatto anche su il dollaro e eventualmente insomma anche sui stessi rendimenti dei titoli di Stato americani. Ovviamente in teoria queste operazioni vengono fatte essendo cifre spaventose, miliardi e miliardi di dollari, in modo molto contingentato proprio per non creare shock sul mercato, non conviene a nessuno, ma magari
timore anche che anche solo l'aspettativa potrebbe poi attivare un meccanismo di effetti sul mercato, o comunque magari poi se si dovesse trovare in una crisi immediata, magari li vendono così tutti insieme, o comunque non tutto il debito ovviamente americano che detengono, ma magari a ritmo un po' più rapido. Tutti scenari, ma comunque per dire che i timori, diciamo anche un contagio qui, non erano diretti in sé perché magari tanti occidentali avevano acquistato debito Evergrande, ma diciamo un po' come un effetto domino, se si fosse divampato come un incendio, allora sì, avrebbe potuto avere degli impatti anche qui in caso di crisi della Cina, eccetera. Quindi, diciamo, preoccupava per vari mesi, ha preoccupato, anche e soprattutto ci avevo fatto vari video, questo effetto contagio. Poi, come spesso accade anche nei media, improvvisamente non se n'è più parlato, così, come se niente fosse accaduto. Cosa è avvenuto in questi mesi in realtà? Si è cercato un po', non se ne è parlato, forse anche sperando che questo avesse calmato, anche perché un altro effetto pericoloso di questa crisi immobiliare riguarda non solo quindi i lavoratori e diciamo i cittadini che compravano case e gli investitori, anche cinesi che compravano case, ma anche tutto il settore bancario cinese, e quindi poi se dovessero entrare in crisi le banche perché magari hanno finanziato progetti o mutui e poi quei soldi sostanzialmente non vengono restituiti, a parte il rischio anche per le stesse banche, ma a quel punto comunque avrebbero meno risorse per finanziare anche progetti industriali, progetti diciamo di attività economiche, quindi anche quello avrebbe avuto un impatto enorme sull'economia cinese e quindi anche da noi. Quindi erano tutti, ecco, scenari molto preoccupanti. Come dicevo, dopo per un po' non se n'è più parlato. In realtà in questi mesi non è che non è avvenuto nulla. Evergrande non era fallita, ma a un certo punto è andata in una sorta di concordati preventivi, era stata bloccata la negoziazione sui mercati finanziari. E si è cercato di fare una sorta di ristrutturazione, appunto, come appunto quando un'impresa va in concordato, cioè si dice non sono più in grado di far fronte ai miei impegni finanziari, alle scadenze previste, però a un certo punto si dice ai creditori, se io fallisco oggi, o magari ho un'attività che comunque sono entrata in crisi per motivi finanziari, per motivi magari di debito eccessivo, cose del genere, però la mia attività core business, cosiddetto, funziona e quindi magari forse è anche nell'interesse di voi creditori magari aspettare a riavere i soldi, magari se avete un po' di pazienza, oltre le scadenze, magari una parte del debito la riducete, una sorta di haircut, cioè diciamo, taglio di capelli in gergo finanziario, quindi magari una sorta di ristrutturazione del debito, magari rimandare, diciamo, concedere dilazioni per il pagamento di interessi, eccetera, o addirittura in alcuni casi magari dare la possibilità magari allo Stato o anche a soggetti privati magari di rifinanziare una parte diciamo di debito da parte loro, quindi sostanzialmente dare alla società ulteriori soldi per poter sviluppare l'attività e allo stesso tempo magari oppure anche come capitale, cioè far entrare nuovi azionisti, eccetera. Chiaramente però dice, non è che appena, cioè magari la mia società funziona bene, produce, però ho bisogno di soldi magari per incrementare gli impianti, per comprare le materie prime per poi produrre e vendere. Però se magari io riesco a prendere un prestito e subito i creditori mi mettono le mani addosso a quei soldi, oppure banalmente mi mandate sostanzialmente fate istanza di fallimento e a quel punto io chiudo, magari smembrare tutta la società, alla fine fa rendere anche i creditori di meno, per non parlare poi dopo lì subentrano anche questioni sociali, posti di lavoro, industrie strategiche, al di là di quello, ma comunque anche proprio a livello gretto economico, si dice sostanzialmente ai creditori in tutti questi casi, magari a voi conviene di più, cioè alla fine prendete di più.
Se invece di sostanzialmente ammazzare la gallina oggi, magari la tenete in vita e gli date un po' di mangime, la tenete appunto magari al caldo in condizione, quella ricomincia a farvi le uova tra un po', invece magari ecco di accopparla e prendere un po' di carne, magari solo per il brodo, brutalmente, ma insomma questo sarebbe l'idea di dire magari la rimettete in sesto, questa gallina la fate curare, pagate magari i farmaci, appunto, gli date magari del mangime, la lasciate un po' tranquilla, quella può essere che riprenda a fare le uova e magari alla fine per voi è meglio piuttosto che appunto farla cessare di vivere adesso. E così anche per una società. Questa è la logica dei concordati, delle ristrutturazioni, eccetera. Quindi anche per Evergrande, considerata appunto anche l'importanza strategica, considerata anche comunque l'economia cinese, ma io sono d'accordo con Ray Dalio che in realtà, pur essendo un paese in teoria comunista e comunque diciamo con una gestione bella accentrata del potere, lui dice tante volte sono più capitalisti loro che poi paradossalmente negli Stati Uniti, e effettivamente se si vede la gestione di tante crisi aziendali, così è stato. La Cina per ora non è intervenuta, almeno il governo cinese, pesantemente su questa vicenda, pur essendo enorme di importanza. Qualcuno dice perché forse non hanno la forza finanziaria per coprire quella voragine. Fatto sta che comunque, o forse altri dicevano perché comunque c'è il timore di innescare quel meccanismo di azzardo morale per cui dopo si incentivano altre imprese a quel punto a essere sempre più sprovvedute, sempre più incaute e assumere rischi e azzardi sempre maggiori, dicendo se ci va bene diventiamo ancora più ricchi, se ci va male tanto c'è lo Stato che ci salva. E, tante crisi aziendali, come dicevo, anche soprattutto bancarie, ma anche industriali in Occidente, soprattutto in Europa, ma anche negli Stati Uniti, hanno un po' mostrato questo. Nel senso, questa gestione poi sostanzialmente di salvataggio, guardiamo il caso Credit Suisse, guardiamo casi come furono quelli, non so, di Chrysler, per esempio, che se ricorderete fu sostanzialmente regalata la Fiat in più con tanti soldi, il caso di Tesla tanti anni fa, insomma, è così adesso, caso di varie banche d'affari dopo il fallimento di Lehman Brothers, a quel punto ci furono interventi governativi e monetari spaventosi. Quindi poi in realtà anche il concetto di capitalista, che in teoria prevede come logica generale, poi ovviamente bisognerebbe valutare caso per caso, ma sostanzialmente di ripulire il mercato dagli operatori non efficienti, quindi lasciarli fallire, tante volte poi non viene rispettato proprio nel paese che dovrebbe rappresentarlo maggiormente. Paradossalmente in un paese comunista, dove appunto il governo si è visto, poi interviene anche direttamente, e soprattutto quando teme conflitti di potere, quando certe società diventano abbastanza potenti, grandi. Pensiamo al caso di Alibaba con il famoso Jack Ma, che se ricorderete per mesi è letteralmente scomparso. Tipo film, non se ne sapeva più niente, non si sapeva nemmeno se era vivo, morto, niente, proprio, cioè, parliamo di un miliardario tra i più ricchi del mondo, personaggio pubblico, anche in Occidente, girava in Africa, addirittura avrebbe dovuto fare su un'importante trasmissione televisiva il giudice in uno di quei reality. Tipo, adesso non ricordo il nome, ma insomma, di quando c'è il giovane miliardario, che, tipo quei reality show con la giuria, ecco, però per giovani imprenditori, insomma, era sparito, ecco, letteralmente. E sostanzialmente anche altre società, soprattutto tecnologiche, hanno avuto un boom. Pensiamo anche a tutto il caso di Ant. Quello ANT, appunto, significa formica, che dovrebbe essere un colosso tecnologico legato soprattutto ai pagamenti elettronici, eccetera. Insomma, il governo cinese, quando sente così, sì, dà attività economica libera, ma poi, quando poi forse temono che certe persone, certe società possano diventare troppo potenti,
per il potere sostanzialmente politico, fanno degli interventi proprio con l'accetta. E quindi ecco, per dire che comunque gli interventi anche lì ovviamente ci sono, però in questo contesto, con tutte le eccezioni, effettivamente, comunque ecco, per ora nel caso Evergrande non sono intervenuti in modo finanziariamente significativo. E, si cercava appunto in questi mesi, probabilmente di silenzio anche dei media, sostanzialmente di ristrutturare, nel senso di cercare di completare i progetti immobiliari iniziati, magari con l'aiuto anche di banche, così si era cercato di vendere il più possibile asset non strategici della società. Addirittura c'era stato il caso dell'amministratore, avevano venduto, svenduto anzi, dei jet, degli aerei aziendali. Una goccia nel mare rispetto al loro debito, ma probabilmente un gesto simbolico, anche forse ordinato dal partito per dare l'idea appunto di una nuova gestione, come ricordando invece la politica italiana qua, ricorderete l'austerità, no? Questo elogio dell'austerità, quando poi ecco, l'austerità si è significata sostanzialmente politiche, lacrime e sangue, cosiddette riforme qui. Però ecco, in questo, se ricorderete anche in Italia, quando si tagliavano le pensioni proprio falcidiate, hanno tagliato la sanità, hanno tagliato praticamente in quasi ogni grosso settore pubblico, istruzione, eccetera. Se ricorderete, lo Stato agiva anche, no, in stupidaggini apparentemente, per cui magari le auto blu che magari erano, non so, Maserati, cose così, a un certo punto giravano, non dico con dei catorci, ma insomma macchine di basso livello, anche proprio un po' usate, che secondo me devono dare un messaggio, per cui come per dire soffrite voi, ma soffriamo un pochino anche noi, un po' come un politico italiano, non ricordo, degli anni 50 che leggevano col cappotto proprio rovinato, e qualcuno gli diceva: beh, comunque vabbè, se è un onorevole dovresti anche te stare in un certo modo. Lui dice: no, perché se soffrono i cittadini, io con quale coraggio mi compro un cappotto nuovo? Sono probabilmente, ecco, anche gesti simbolici. Ecco, così hanno fatto anche con Evergrande, aveva un po' svenduto, ma al di là di queste cose, dei jet, dei simboli, cercavano di recuperare soldi per completare i progetti immobiliari. A quel punto quegli immobili che magari da cantieri non valevano niente venivano finalmente completati, si vendeva e si incassava, e quindi si cercava un po', appunto, in quest'ottica di sostanzialmente ristrutturazione, ricostruire così i flussi di cassa e magari piano piano, avendo un po' di respiro sui pagamenti, sul debito, magari spostando i soldi un po' qua, un po' là, non si sa bene ovviamente come viene svolta, quindi si fanno un po' ipotesi, però tendenzialmente l'idea era questa, di non farle fallire, ma cercare su più fronti così di rimetterle in piedi. Quindi magari avevano venduto, mi sembra, anche una squadra di calcio che aveva comprato questo colosso immobiliare, per di queste cose così, recuperare soldi per completare progetti immobiliari, incassare, a quel punto magari coprire così, magari ecco, dando un po' di respiro sulle scadenze del debito, magari con le banche, forse con l'aiuto anche dei governi, però ecco, come si dice, a tozzi e bocconi, ovviamente, non con un mega aiuto come potrebbe fare, non so, la Federal Reserve o il Tesoro americano, magari, ecco, dopo il 2008, eccetera. In un modo un pochino più difficile, però questo sembrava così. E poi tanti dati non c'erano su Evergrande, quindi è andata avanti un po' così, non se n'è più parlato, anche di altri colossi immobiliari non se n'è più parlato, come se il problema non esisteva più, seppure questo colosso ancora stava cercando così di boccheggiare, di riprendersi. E negli ultimi giorni sono arrivati invece alcuni dati significativi. In particolare qualche settimana fa, a luglio,
C'era un articolo appunto in cui, però non ne avevo parlato perché in sé non mi sembrava una notizia, ma da ieri invece con le nuove notizie comincia secondo me a essere significativo parlarne. Appunto, 19 luglio 2023, Evergrande 81 miliardi di dollari in perdite per l'anno 2021 e 2022, quindi era stata finalmente quantificata la perdita che la società aveva avuto in questi 2 anni di crisi, 81 miliardi di dollari, immaginate una cifra enorme, dovuta soprattutto a cosa? Al fatto che l'attività si era un po' fermata, quindi probabilmente anche gli incassi, adesso non so le entrate come erano andate, ma insomma, però dopo a quel punto c'erano dovute essere delle grandi svalutazioni degli attivi di bilancio, quindi c'è stato un forte aumento anche del passivo nel bilancio di Evergrande, per cui a un certo punto, diciamo nel 2021, la perdita è stata, aspettate, ecco, vi do i dati, eccolo qua. Sì. Praticamente 66,36 miliardi di dollari nel 2021 e solo, si fa per dire, 14,76 miliardi di dollari nel 2022 di perdite. Quindi ovviamente questo è stato devastante, molti progetti non sono, ecco, stati completati, e, insomma, ci sono stati grossi problemi. Le passività sono aumentati rispetto al 2020 del 23%, quindi circa di un quarto il passivo, mentre le attività sono calate del 20%, quindi hanno dovuto svalutare le attività e le passività sono aumentate del 23%, quindi una voragine, insomma, nel bilancio. Ah no, ecco, anche le entrate sono diminuite del 55%, probabilmente appunto perché non hanno più venduto, immaginate anche a livello di immagine, di diffidenza ovviamente delle persone, quindi più tutta la crisi ovviamente del settore. Quindi le entrate sono diminuite del 55% nel 2022 rispetto al 2020. Quindi insomma la situazione è stata molto molto gravi. Tra l'altro riportava qui il sito Scenari Economici, diceva il suo revisore ha affermato nella relazione di non esprimere un'opinione sul bilancio di Evergrande perché non è stato in grado di ottenere elementi probatori sufficienti e appropriati per fornirne una base. Quindi c'è anche da dire questo, una caratteristica della Cina. Da un lato chiaramente dà grandissime opportunità di investimento e di crescita, soprattutto rispetto a sostanzialmente lo stato di, non dico comatosi dell'economia, che forse è eccessivo, ma sicuramente insomma alla calma piatta europea, al declino sotto tanti punti di vista europeo. Un po' meno degli Stati Uniti, che è un po' più dinamica, ma negli ultimi anni è stata la Cina il motore economico, diciamo, come livelli di crescita nel mondo. Il problema è che è un'economia molto grigia, molto poco trasparente, molto nebbiosa. Ecco, quelle grandi nuvole di smog che un po' vengono associate alla Cina sono forse anche una metafora a livello di bilanci, di trasparenza, che tante volte manca. Questo è il problema per cui alcuni anche grandi investitori non hanno investito in Cina. Pensiamo probabilmente anche Warren Buffett è uno di questi, Charlie Munger, il suo socio, sì, ma già Warren Buffett si è espresso tante volte in modo dubbio e così un po' diffidente, ecco, verso la Cina, nonostante in teoria grandi opportunità, ma proprio perché c'è questo mondo di poca trasparenza sui bilanci, pochi standard, poca chiarezza, insomma, ecco, e tutto un settore tra l'altro grigio dell'economia, anche del credito, dei prestiti, tutto un po', diciamo, un'economia anche basata su prestiti tra persone, non attraverso il sistema bancario, quindi tutta una serie, ecco, di problematiche. Quindi anche avere dei dati non è semplice dalla Cina, averli affidabili, insomma, ecco, quindi questo è un altro problema. E comunque, ecco, essendo comunque Evergrande un colosso a livello internazionale,
paventoso, nel senso enorme, chiaramente ha sedi un po' in tutto il mondo, sussidiari, eccetera. Quindi questa ristrutturazione ha dovuto coinvolgere ovviamente varie sedi, anche perché voi immaginate in questi colloqui di ristrutturazione, penso chiunque un po' forse li ha sentiti o vissuti, anche banalmente, anche chi magari non può pagare un mutuo con la banca o un prestito, tante volte magari per paradosso ha potere contrattuale verso la banca se non ha molto da perdere. Magari non lo so, non ha beni intestati o la banca può prendere poco, per cui magari ha questa spada di Damocle del debito addosso, magari lo ossessionano, lo assillano per non so 20.000 euro. Magari a quel punto, magari si può arrivare a un accordo con la banca ipoteticamente dicendo: guardate, tanto da me non prendete niente perché io non ho più intestato niente, quello che era nome mio l'avete preso, io magari vivo, non so, a casa di mia moglie, la macchina di mia moglie, sì, ho la mia pensione, ma più del quinto non mi potete prendere, magari poi anche altri lo prendono a un certo punto, però io non posso fare nulla con questa, comunque così, macchia di questi soldi che dovete prendere a vita, non so, ecco, questi 20.000 euro che poi magari con gli interessi more arrivano a 40.000. Allora a volte magari ci sono gli accordi con la banca dicendo: guarda, tanto vedono che da questa persona non possono prendere, dicono: senti, facciamo così, guarda, di 40.000 te li cancelliamo, 8.000 ce li dai, 10.000. Si trova un accordo, magari la banca sa che tanto da quella persona giuridicamente non può prendere nulla, magari 10.000 glieli presta un parente, glieli dà qualcuno, la banca li recupera e cancella tutto il debito e quella persona tra virgolette torna libera. Quindi magari la banca sì, però deve registrare a quel punto, diciamo, una perdita ipotetica rispetto al valore iniziale da 20.000 a 10.000, quindi del 50%, poi addirittura se lievitava 40.000 è come dire che la banca ha perso in teoria del credito che vantava di 40.000 a 30.000, però 10.000 le ha presi magari, quindi è così per la persona, nel senso quella persona a quel punto ha la possibilità di liberarsi di questo debito. Ecco, nelle ristrutturazioni avviene più o meno questo, si cerca un accordo cercando di capire anche le carte dell'altro, cioè quanto sì, qualcosa magari mi accontento di perdere, ma non voglio rischiare di perdere troppo del mio credito e poi quello magari i soldi me ne avrebbe potuti dare di più. E quindi c'è anche il rischio, immaginate la complessità a livello globale, che magari i creditori, magari particolarmente aggressivi, anche perché immaginate, dopo lì ci sono società specializzate di squali, letteralmente, cioè diciamo metaforicamente, ma nel senso specializzati proprio ad andare a caccia di beni, quindi ovviamente poi ci sono anche, diciamo, come un po' quelli recuperi crediti, insomma, sostanzialmente società con avvocati, con esperti, analisti, veri e propri detective a volte che cercano di trovare proprio nel mondo beni riconducibili al debitore che non paga e cercare di massimizzare i profitti di chi deve recuperare. Tante volte poi sono società, questo adesso non parlo di Evergrande, parlo in generale, ma la logica è quella che vedremo, magari comprano il credito, immaginate, ecco, questa banca da questa persona magari dice: senti, con 10.000 chiudiamo, oppure la banca vende alla società di recupero crediti il credito di quella persona dicendo: guarda, questo ci doveva dare 20.000, non ha più pagato, non ha intestato nulla, con le more tutto sono arrivate a 40.000, e loro dicono: benissimo, questo debito di 40.000, questo credito tuo della banca di 40.000 lo compriamo noi a 5.000, 8.000, la banca magari glielo vende, di solito vendono a pacchetti enormi, quindi la banca si libera di grosse quantità di crediti, magari con difficoltà inesigibili o comunque incagliati, eccetera, a seconda della probabilità o improbabilità di recuperarli, li vende a più o a meno. E poi a queste società, a quel punto, loro hanno pagato quel credito da 40.000 a 8.000, sguinzagliano ricercatori, eccetera, magari quelli cominciano a
massacrare quella persona nell'ambito della legalità, ma insomma ovviamente con tecniche che a volte sono belle assillanti, telefonate, a volte ci sono stati casi, anche per tutta la cronaca è piena di casi di tuoi parenti chiamati da questi, magari a volte anche un po' in modo ingannevole. Dipende ovviamente, c'è chi lo fa seriamente, chi un po' meno, eccetera. Però la logica è di cercare di recuperare, di scoprire che quella persona magari ha dei beni, vedere se era proprietario di qualcosa, l'ha venduto in modo occulto, allora trovare il modo di mettere le mani su quel bene, quindi recuperare. Quindi alla fine magari con un po' di spesa e di lavoro, quel credito di 8.000 riescono a tirar fuori a quella persona magari 30.000 euro, e a quel punto hanno fatto un profitto di 12.000, per dire banalmente, insomma, quindi anzi 22.000 nell'esempio, sono tutti esempi, però per dire, quindi questa è la logica. Quindi anche Evergrande, da debitore che appunto si deve mettere d'accordo con i creditori, deve stare attenta anche a come farlo, cioè si libera di tutta una serie di così zavorre di debito, ma deve fare anche in modo probabilmente che quelli non possano attaccare i beni magari anche all'estero, perché parliamo di un colosso mondiale e ovviamente quando si devono avere non pochi euro, ma milioni o miliardi di euro, ovviamente vale la pena anche di così attaccare all'estero i beni, eccetera. Quindi a quel punto questa potrebbe essere la motivazione, sempre secondo anche la ricostruzione che fa scenari economici, che sul caso Evergrande ha fatto, sembra, bei articoli, giudizio mio personale, poi li metto in descrizione, eventualmente valutateli. E, appunto, notizia di, infatti, questa era del 21 luglio, titolava 340 miliardi di dollari di debiti Evergrande e un piano di ristrutturazione complesso e incerto. E qui lo descriveva molto nel dettaglio, quindi vi invito a leggerlo perché è molto molto interessante. Se volete approfondire adesso non sto a leggere tutto per non appesantire il video. Tra l'altro faceva l'esempio anche appunto degli scenari, se il piano va in porto, non va in porto, eccetera. Quindi diciamo che ecco, è molto complesso. Però ecco, nell'ottica di questo piano di ristrutturazione, che dovrebbe prevedere anche magari che i creditori un pochino lasciano andare una parte dei loro crediti, magari concedano dilazioni, eccetera, forse è questa la logica, almeno secondo la ricostruzione che ne fanno, e la notizia appunto di sostanzialmente ieri, 18 agosto, Evergrande dichiara bancarotta New York per difendere i propri beni dei creditori. Ecco, è uscita un po' questa notizia in maniera semplicistica dicendo ieri è fallita Evergrande, ma non era già fallita, ma in realtà non è fallita nel vero senso del termine, o meglio, era fallita nel senso che avevano richiesto tutta una serie di protezioni legate al codice fallimentare. Fallita poteva anche essere intesa quando a un certo punto non aveva ripagato, se ricorderete, sui vecchi video, certi prestiti obbligazionari, quindi tecnicamente non aveva più fatto fronte ai propri impegni finanziari, quindi in un certo senso era un fallimento, ecco. Quello che è avvenuto appunto, diciamo, nella sede, diciamo, nella società registrata a New York, qui la ricostruzione che ne fa scenari economici è dire, per difendere i propri beni dei creditori. Cioè, intanto non è che è fallita nel vero senso del termine, ma appunto giovedì a New York la China Evergrande Group ha chiesto la protezione per la bancarotta ai sensi dell'articolo e del capitolo 15. Se ricorderete sul codice fallimentare americano c'è cioè il chapter 11, no? Spesso diciamo ha fatto il chapter 11, tanti ripetono questo capitolo 11, dice così, non sanno che cosa è. Non è un fallimento, è una sorta di, non è adesso proprio traducibile allo stesso modo, perché poi ovviamente ogni normativa è a parte, ma diciamo più o meno una sorta di concordato preventivo. Come sarebbe da noi, cioè sostanzialmente i creditori non possono più non mettere le mani sui beni, c'è una protezione appunto del patrimonio nell'ottica di proseguire l'attività aziendale, proteggendo appunto la società dai creditori e
E a quel punto ovviamente magari creare una ristrutturazione che consenta alla società di andare avanti e magari nel tempo ripartire con le proprie gambe, riprendere l'attività, a quel punto uscire da questa situazione ibrida e magari ripagare i creditori negli anni, insomma, ecco, però a quel punto salvaguardando la società sostanzialmente e quindi anche però tutto l'indotto, l'economia, l'occupazione, eccetera. Questa è la logica, ecco, quella di dire non ammazzi la gallina che magari è ammalata, ma le dai tempo, provi a salvarla, a recuperarla, gli dai le medicine, ecco, la fai riprendere un po', gli dai da mangiare. E magari quella tornerà a fare le uova, ecco, e quindi per quel momento la lasci in pace, ecco, questo sarebbe. E il capitolo 15 sarebbe, qui lo spiega molto sinteticamente, comunque sarebbe, dice, fa riferimento a procedure di ristrutturazione, ah no, questo dopo, comunque, ecco, qui dice il chapter 15 della legislazione dello Stato americano equivalente all'applicazione della bancarotta ex chapter 7 o 11, ma con una procedura in corso all'estero. Quindi più o meno la logica è sempre la stessa. E qual è la procedura all'estero? Qui spiega che la richiesta del chapter 15 dello sviluppatore immobiliare in crisi fa riferimento a procedure di ristrutturazione in corso a Hong Kong e alle isole Cayman. Anche la sua entità Scenery Journey ha presentato un'istanza di protezione ai sensi del Chapter 15 insieme all'affilata Tianji Holdings. Quindi sostanzialmente avrebbe voluto probabilmente mettere al sicuro i beni di sua competenza dal rischio che magari in fase di appunto ristrutturazione all'estero questi creditori magari potevano aggredire i beni attraverso quella società. Quindi non è che è fallita o ieri o perché magari ha avuto dei problemi particolari, ma nell'ambito di queste ristrutturazioni la società appunto, diciamo, ha messo al sicuro anche quella porta, un po' come adesso semplifico, ma è come se assediano un castello a un certo punto e cercano di trovare un punto d'entrata. Allora chiudono il ponte levatoio, ma magari scoprono che sul retro c'è magari un punto scoperto con una finestra aperta, allora sbarrano anche quella finestra, poi ne sbarrano un'altra perché magari il nemico a quel punto, se vede che proprio non ha via d'entrata, magari si mette d'accordo, altrimenti invece di mettersi d'accordo cerca di sfondare ovviamente, quindi di prendere più che può, prima che può, perché in queste situazioni ovviamente anche il fattore tempo è importante, quindi non so, 100 dollari oggi non sono come 100 dollari tra 15 anni, ovviamente, quindi chiaramente da parte dei creditori c'è anche la volontà di non solo rinunciare a meno possibile del credito, ma anche recuperare prima possibile. E quindi questa è anche una, così, un'arma in mano al debitore tante volte. Quindi deve fare in modo probabilmente di pararsi, altrimenti magari gli aggrediscono quei pochi beni che ha a disposizione adesso, poi magari recuperano quello che possono, la società magari salta in aria, fallisce, ma a quel punto il creditore è riuscito magari a prendere una quota importante e dice cavoli tuoi, ecco. Quindi insomma questo è il meccanismo. Qui diceva appunto, continua l'articolo, l'anno scorso anche l'impresa di sviluppo Modern Land China Company, con sede a Pechino, ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 15, dopo aver chiesto il rimborso di un'obbligazione da 250 milioni di dollari e aver dichiarato di voler procedere a un'operazione di ristrutturazione del debito offshore. Evergrande sta lavorando da mesi per concludere un piano di ristrutturazione del debito offshore. In aprile Evergrande ha reso noto che non aveva ancora il livello di sostegno dei creditori necessari per attuare il piano. Ecco, probabilmente, ecco perché, sempre in giuridichese, ma il livello di sostegno dei creditori necessario per attuare il piano probabilmente significa che, cioè, questi creditori non erano d'accordo a rinunciare, a quella quota di credito, quindi probabilmente avranno cercato magari nel frattempo altre vie per prendere di più prima possibile. A luglio ha ricevuto l'approvazione del tribunale per tenere le votazioni sull'accordo. Le riunioni sono previste per la fine del mese.
qui, ecco, diciamo, e poi fa una parentesi, ancora forti tensioni sull'immobiliare cinese. Quindi questo per quanto riguarda Evergrande, quindi quello che è successo ieri non è stato, cioè ieri, insomma, che è stato riportato giovedì, quindi l'altro ieri, non è stato niente di eclatante in sé, però ha risollevato l'attenzione su questa problematica che continua, è sempre continuata, anche se non se ne parlava, e soprattutto. Ecco la fase finale che dice anche l'articolo, le forti tensioni sull'immobiliare cinese. L'archiviazione di Evergrande arriva tra i crescenti timori che i problemi del settore immobiliare cinese possano estendersi ad altri settori dell'economia del paese, con il rallentamento della crescita. Da quando la crisi del debito del settore si è manifestata a metà del 2021, le società che rappresentano il 40% delle vendite di case in Cina sono andate in default. Quindi immaginate l'impatto, cioè il 40 per le società, diciamo, che hanno fatto che diciamo rappresentano il 40% delle vendite di case in Cina sono andate in default, quindi immaginate anche già lo stato di salute molto precario. E appunto, qui diceva anche lo stato di salute di Country Garden, il più grande costruttore privato cinese, sta preoccupando gli investitori dopo che la società non ha pagato alcuni interessi questo mese. Quindi ecco, insomma, c'era grande timore, grande paura per questo. Poi vi metto tutti gli articoli in descrizione se volete finirli di leggere, insomma, approfondire, eccetera. Quindi questo è stato un elemento di forte tensione e di paura. Poi in Cina c'è stato anche il problema, diciamo, un ulteriore dati abbastanza negativi o quantomeno diciamo minori dell'attese su per quanto riguarda le vendite al dettaglio, per quanto riguarda anche la produzione industriale, che sia un effetto di quest'alta crisi oppure dovuta anche proprio ad altri fattori, ecco, non si sa, ma questo anche ha molto preoccupato. Tutto questo poi si aggiunge anche a fattori, diciamo, interni all'Europa, agli Stati Uniti, in particolare. Ricordo negli Stati Uniti, poi metto gli articoli in descrizione, questa settimana si è molto discusso anche di mettere nuove regole al settore bancario per quanto riguarda gli obblighi patrimoniali delle banche, proprio per prevenire anche rischi di nuove Silicon Valley Bank o rischi per altre banche, per cui da un lato c'è quell'effetto purtroppo di cosiddetto azzardo morale, per cui magari banche abbastanza grandi hanno sostanzialmente la implicita, seppure non dichiarata, diciamo, garanzia da parte del governo e della Federal Reserve di essere salvate, perché se sono di importanza sistemica sanno che il fallimento della banca sarebbe devastante per il sistema, e questo però si dice ingiusto perché a parte aiuta enormemente le banche grandi, ma poi incentiva appunto a ingrandirsi sempre di più, fare acquisizioni anche tanto solo per a diventare più grandi, fare speculazioni sempre più grandi, proprio nell'ottica di dire se va bene guadagniamo, se va male ci salvano. Invece magari una banca piccola, locale, gestita in maniera più coscienziosa, con minori utili, per paradosso è più a rischio e magari è stata gestita meglio, in modo più attento. Quindi questi sono i paradossi. Quindi per evitare questa situazione, magari da un lato fanno buon viso a cattivo gioco, dall'altra però magari sembrerebbe che spingano per nuove regole dicendo va bene, visto che purtroppo il bluff non c'è più e sapete che vi dobbiamo salvare, però almeno per prevenire la crisi, vi imponiamo delle regole nuove di maggiori riserve patrimoniali, maggiori accantonamenti, in maniera tale poi che, ecco, le probabilità di crisi siano minori. Questo però per le banche determina minori profitti, perché ovviamente la banca più riesce a prestare dei soldi che ha depositati, meno riserve costretta a tenere, e più, diciamo, quei soldi può prestarli, quindi fare altri soldi, guadagnare con quelli, ecco, banalmente. Quindi questo anche probabilmente ha messo un po' di forse tensione al settore bancario americano. In Europa anche la situazione è molto tesa, nel senso che comunque continua
la forte crisi legata ai discorsi, diciamo, che sappiamo, a tutto poi il problema dell'inflazione alta, ai tassi di interesse che stanno salendo, a parte la Banca Centrale Europea. Ricordo che sia la Banca Centrale Europea sia addirittura la Federal Reserve all'inizio si pensava che si dava quasi per scontato che l'inflazione ormai stava scendendo, non era più un problema, avrebbero ricominciato a abbassare i tassi di interesse a breve, c'era già questa aspettativa che ormai si era raggiunto l'apice. Invece poi da, diciamo, i verbali della Federal Reserve sembrerebbe che ancora vari membri, diciamo, del collegio dei governatori siano molto preoccupati dell'inflazione e quindi ancora ci sia molta preoccupazione, a maggior ragione in Europa. Sono arrivati i dati sull'inflazione in Europa che è al 5,3% nell'area euro, quindi sostanzialmente sta abbastanza stabile, ma non sta scendendo. Era al 5,5 a giugno e a luglio, diciamo, era 5,3%. Però ecco, niente di particolare. Addirittura i prezzi dei servizi sono saliti dal 5,4 al 5,6%, ma quindi diciamo che non è ai livelli che si erano visti prima, ma non sta nemmeno scendendo tanto rapidamente. Quindi anche così la speranza che subito i tassi vadano giù non c'è. Quindi questo però crea molta molta tensione e pressione, come abbiamo visto, e sono ridico quello anche ai governi, ai mercati azionari, alle famiglie, alle imprese, e quindi c'è anche questo timore. In più si aggiunge la questione, ricordo sempre, delle sanzioni alla Russia, che soprattutto alla Germania la sta molto pesantemente danneggiando a livello industriale, e Germania che, ecco, come veniva propagandato ai tempi delle, appunto, no, dei sacrifici per l'Europa, dicendo ma la Germania è la locomotiva d'Europa. Ecco, adesso il problema però, proprio perché essendo questa situazione, questa locomotiva è ferma sostanzialmente. Ci sono state anche cali sul settore immobiliare, in particolare le richieste di costruzione di nuove case. Questa era un'altra notizia recente in Germania. Problemi anche, poi vi metto tutti gli articoli in descrizione, insomma, comunque sulla produzione industriale. Quindi c'è molta tensione in Germania, molte imprese, piccole e medie imprese tedesche, hanno chiuso. Quindi questo, e quindi a cascata ovviamente anche su altri paesi europei, soprattutto quelle aree che lavorano molto per la Germania, ma in generale anche paesi come, non so, la Polonia, Repubblica Ceca, altri che, diciamo, lavorano direttamente o indirettamente per l'industria tedesca. Quindi in Europa c'è questa situazione di forte tensione. Quindi, insomma, anche questo ai mercati sicuramente forse non ha fatto bene. E se, come dicevo, appunto, oltre alla questione dell'inflazione, quindi vedremo, ecco, come evolve anche la situazione per grande in Cina, ma ecco, non è solo quella. Comunque fatemi sapere nei commenti, spero sia stata utile. Come sempre vi saluto e vi ringrazio. Grazie anche all'amico che mi aveva mandato questo video. In realtà mi ha dato lui l'idea, mi ha mandato qualche giorno fa in privato un articolo su questo tema, e appunto da lì mi è tornata in mente l'idea di riparlarne. Poi l'altro ieri è arrivata la notizia, quindi a maggior ragione ho detto faccio un video. Quindi insomma lo ringrazio e ecco, insomma, alla prossima. Un saluto a tutti.